Daniele Capezzone, buonasera. Eccolo, come andiamo? Molto bene, evviva, molto bene. Un applauso, evviva, anche dal pubblico. Ascoltate. Ma quindi la Alda De Usanio è entrata nel corpo di Fiorello, perché quando Pannella le portò una cosa di hashish, lei, la morte, la morte, ma Fiorello, ma pure tu, ma ti abbiamo applaudito, e c'è un campione, esatto, libertario, e mi fai Don Mazzi, così, no, le droghe, ma sembrava lo spacciatore, tutta, no, ma lo spacciatore di prima che ha chiamato, dice, io ho fatto lo spacciatore, sai, ma la droga fa tanto male, ma c'è sta pia per culo, scusa. Dice, io ho l'esperienza. Usate ragazzi, Libero per farvi le canne, diciamola tutta, usate la carta di attività sociale. No, invece io, per riprendere il tema che tu, Davide, hai lanciato prima, volevo, siccome a me piace molto il tuo numero, col mio avvocato ti leveremo le mutande, no, ce lo puoi fare il numero? Col mio... ti porto via tutto, no, tutto quel poco usa, che ti hai. Prego, leveremo le mutande. Ti leveremo, siccome prima ponevi una questione igienica, basta cambiare, ti laveremo le mutande, devi dire ad alcuni interlocutori, no, ti laveremo le mutande, e svolge un'attività sociale. Però scusami, adesso al di là della questione di Fiorello, io ho una domanda fondamentale. Ci sono alcune notizie che sul quotidiano Libero, sul Tempo e sul giornale non troverete mai, e la notizia è questa: c'è un deputato della Lega che si chiama Angelucci che a Montecitorio è sostanzialmente un fantasma. La trasmissione Chi l'ha visto lo sta cercando da giorni, ha il 99,8%. Allora vediamo un attimo. Avete questo mai trovato numero? Una riga sul giornale Libero? Ma tu che hai la schiena dritta, così questa. No, dico, ma tu che hai questa schiena dritta. Diciamolo insieme. Angelucci, no, fermo un attimo. Angelucci, per favore, mi spieghi come mai il Corriere della Sera del dottor Cairo fa ogni giorno una pagina sul Torino del dottor Cairo, e il dottor Parenzo non dice mai un cazzo su questa cosa? Anche sulla Gazzetta, oppure, anche sulla... oppure ma mica, tu sei sempre stronzo, parlamentare o non parlamentare? Poi vuoi parlare del neo presidente di Confindustria? Minuti dacci di tempo. Questa prova di coraggio, fai un gesto eclatante, di che allora, i prosciutti del nuovo presidente di Confindustria non sono minuti. Buoni, no, ma che sei, ce li ha 99,8%, 99,8% di assenze, è anche troppo presente. Io vorrei sapere, io vorrei capire, su 365 giorni l'anno, il 99,8% vuol dire che è andato sostanzialmente una volta sola. Ecco, non andasse neanche quella volta, è stata sufficiente. Perché è stata un'epifania, e tu te lo ricorderai e ne parlerai e smettila di rompere i coglioni. Diciamo, è anche vero che quella presenza non è particolarmente, non è stata notata come una presenza illuminante. Qui mi sorprende. Non lo so. È una cosa che è rimasta nella memoria di Io personalmente della presenza o meno di Angelucci al Senato, dove cavolo è stato eletto, non me ne frega. Se no, che Libero non l'abbia mai scritto, Parenzo, di che parlerebbe? Di tutta questa, con tutto, ci sono tre guerre nel mondo in questo momento: c'è Gaza, c'è l'Ucraina e c'è il Mar Rosso. E Parenzo di che parla? Dell'editore Angelucci, capito? Le priorità di Parenzo. Musica, ragazzi, musica. Allora, però, al di là della questione, io credo che la Germania... Il dottor Angelucci è come il cavallo alato di Libero, vola via dal Parlamento, ormai lo dovresti sapere cosa fa il cavallo alato di Libero quando sente Parenzo. C'ha un bisogno, ed espleta il bisogno il cavallo alato. Scusami, ma al di là di questo, ha fatto bene la Germania a fare quella cosa là sulla coltivazione della marijuana? Sì, però posso dirti, io sono un vecchio antiproibizionista, poi ho saputo che siamo telepatici, perché su questa cosa abbiamo cambiato idea. Sì, non sono più per la legalizzazione, ma sono per la liberalizzazione. Ognuno faccia quello che vuole, basta non fa del male agli altri, eccetera. Quindi, ok, bene. Ciò detto, ma ti sembra la priorità in questo momento? Vabbè, ma che c'entra? Cioè, no, vorrei sapere se è la priorità. No, io ho visto una serie di parlamentari del PD, no, che stanno disperati, e cioè facciamo come la Germania. Ma voi siete rincoglioniti anche senza canne. Cioè, quando vedo alcuni parlamentari, non occorre la canna, capito? Vanno al naturale. Vabbè, ho capito, però con questa cosa qui,
cosa l'occhio, qui. L'occhio del PD è l'occhio pendulo, capito? L'occhio pendulo. Poi la cosa un po' rallentata, il periodare è in c'è. Tu dici, ma che te se fa? Quante canne te se fai? Cioè, no, no, niente, solo te verde. E ho capito, ma state già ridotti male, figliolo. Però scusami, non sarà la priorità. Però che male c'è a farsi tre piantine a casa? Non sarà la priorità, ma come non è la priorità di Angelucci di andare in Parlamento, vabbè. Però scusami. Vabbè, Davide, fate una canna e calma. Ma secondo te perché il PD adesso non la candiderà? Perché la notizia di queste ore è che probabilmente non sarà candidato. No, non verrà candidato. Non verrà candidata la Salis, perché anche loro hanno un minimo di ritegno. Una che comunque, perché ma no, sarebbe stato un trappolone. Allora io lo voglio dire da qui a Roberto Salis, che stimo. Sì. Che stimo, sarebbe stato un trappolone, perché no, nel caso in cui l'avessero candidata, avrebbero usato lei come figurina per tutta la campagna elettorale. Sì. Dopodiché, qui ci sono tanti amici in studio, alzi la mano. Secondo voi qualcuno dei caporioni del PD a nord, a sud, a est, a ovest, si sarebbe messo a raccogliere preferenze per il proprio amichetto o per Ilaria Salis? Vabbè, quello no, beh, io credo. E allora che succedeva? La usavano la Salis e poi voti di opinione, però scusami. Ma tesoro bello, ma con i voti di opinione ci fai la canna di prima. Però posso dirti una cosa? Che accadde a Toni Negri eletto coi radicali. Però posso dirti una cosa? Ma erano numeri piccoli, no? Per avere un eletto nel PD devi fare 80, 90, 100.000 preferenze. L'ultimo consigliere regionale ne fa di più. Sì, quindi era una presa per il culo tipica vostra. Però che fate i bei gesti gratis. Però posso dire una cosa? Anche qua, questi della legalità, eccetera, che comunque per me dovrebbe essere libera fino a... Scusami, sto prendendo un drink. Che drink stai mescolando? Lo spritz. Mamma mia. Lo spritz. Mamma cioè, questa qua c'ha comunque 4 condanne definitive. Sarà per piccole cose. C'ha segnalazione autorità giudiziaria. E poi non è che puoi sventolare la bandiera della legalità. Ma dai. È accusata di avere partecipato. Là bisogna stare attenti con le parole. Non di avere picchiato, ma di avere partecipato. Di essere membro di un gruppo che andava a spaccare le teste ai neonazisti. A proposito, che dici del signor Raimo? Del professore? Signor Raimo. Ma io esprimo solidarietà ai suoi studenti. Ma tu tu immagina di essere papà, sì. te iscrivi tuo figlio, tua figlia, 15enne, 16enne, un liceo, cioè, dici, ma tesoro, e chi ti fa italiano, latino e greco? Il professor Raimo, Madonna santa, capito? Madonna santa, dice, vabbè, Dio. È andata, ci siamo giocati Giovanni, Francesca, capito? Cioè tu dici che, vabbè, questo non significa dire una cazzata non significa essere un cattivo professore. Ma figurate tre ore, no, ma io non, no, attenzione, la cazzata è sempre globale, sì, la cazzata è globale, avere a che fare due ore con Raimo fa male alla testa, fa male ai neuroni, capito? Però, quindi è consigliato al 14enne tra una canna la sera a casa e due ore con Raimo, la canna a casa fa meno male perché l'effetto passa, capito? Musica. Una cosa non esclude l'altra. Allora, Carla Bruni. Carla Bruni, Carla Bruni. Pensa se lo diceva la Santanchè. Pensa se la Santanchè. Se la Santanchè diceva io taglio la gola. Pensa se avesse detto. Pensa se avesse detto io taglio la gola. Avremmo avuto qua. Allora, pure Fiorello si sarebbe messo a lutto con la faccia. No, 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 queste cose non si dicono, queste cose non si fanno. No, no, no. Sì, però, esempio giusto. La Santanchè che dice uno se mi tradisce, comunque se mi lascia per un'altra, io gli taglio la gola, tanto prendo pochi anni. Immagina Concita De Gregorio su Repubblica, queste destre cattive, violente, sì, nasti, la gelosia nasty. Non esiste. Ma l'ha detto lei che era una battuta. Ma come elegante. Ma l'ha detto lei, è una battuta. Ah, è una battuta? L'ha detto lei stessa. Lei l'ha detto. La battuta. Tutto. Poi è sempre Carla Bruni è di sinistra, non mi risulta che sia della gauche. Ma il finale è sull'Università di Trento e sul femminile sovraesteso, perché qui rappresenta il top. Io ho sentito ieri la nostra amica di Repubblica, ma è svalvola, ma che gli ha dato? Che gli hanno chiama dato? Tutti al femminile, chiama tutti al femminile. Ragazzi, io voglio bene al presi dell'università, al presi, al rettore dell'Università di Trento, che si chiama De Floriano. Scusa, ma se uno c'ha un pene, che cos'è? Maschio. Ecco, basta. È chiaro, il concetto è questo. Se uno c'ha la figa, è una femmina. Basta, no? Questo mi pare. Dopodiché, ognuno resta libero di fare quello che crede. Cioè, sì, perché ho detto una cosa scandalosa. No, lui dice che il linguaggio fino adesso è stato sostanzialmente troppo maschilista. Ma io dico che se Daniele Capezzone mi dicesse chiamami Daniela Capezzone, ma è a me. Se ma allora, scusa, ma allora se arriva un 14enne e dice io amo i gatti, ma se arriva un 14enne a scuola dice io mi sento gatto, ma io chiamo lo psicologo subito per curare sto bambino, no? Non è che dico no. Rispettiamo la
sua percezione mi sento gatto. Ma siete scemi se si sente un gatto, scusa. Sì, ma ho capito, ma Davide, scusami un attimo, ma tu, scusa, mi fate risentire la supercazzola del rettore, per favore. La voglio far risentire la supercazzola. La prima file che ho mandato, il primo file di De Florian, là, che si potrebbe anche giocare col nome con De Florian, ma non ci gioco perché altrimenti mi caccio. No, non si può fare. Direttrice, proposta, senti. Noi avevamo un regolamento prima che diceva che il direttore generale è proposto dal rettore, sentito il presidente. Ora abbiamo un regolamento che dice che la direttrice generale è proposta dalla rettrice, sentita la presidente. Non credo che faccia confusione. Beh, ragazzi, starei per dire che stronza. non lo posso dire una cosa, ragazzi, ma prima, quando si diceva direttore, quando si diceva rettore, e indicava sia maschi che femmine, ma è la funzione, no, la funzione, la funzione. Ma lo sai che la Boldrini fece rifare tutti i cartellini alla camera, direttora, cose, cioè c'è un delirio, è Parenzo che applaude. Sì, Parenzo, no, ma non mi sembra una cosa che va incontro alle esigenze. Ma incontro a cosa? A un muro andate incontro, a un muro. Grazie Daniele. Ciao, abbracci. Ciao caro. Stefano da Mantova. Hanno premesso che a un liberale come sottoscritto passa la voglia a sentir Capezzone di fare liberale. Detto ciò, ma questa detto è una cosa, ciò, una clausola anticapezzoniana, la tua anticapezzoniana, cioè, Montanelli si gira nella bara, te sta sul cazzo. E vabbè, ma nessuno ti ha chiesto né di Montanelli né dei liberali, cioè, vabbè, non è che sei il rappresentante dei liberali tu, vabbè un pochino sì, ma poi te lo spiego. Lei dà le patenti, lei c'ha l'ufficio patenti, lei nella vita c'ha l'ufficio patenti, lei c'ho il numero originale del giornale del 74. Ma chi se ne fotte, ho capito, aspetta un attimo. Ma non l'ha capito, lei l'ha letto. No, una cosa sola, io non fumo una sigaretta, non fumo e non bevo pochissimo. Domanda: se domani volessi farmi una canna, da chi vado a chiedere il fumo? Dallo spacciatore. Bene, questo è la prova, bravissimo. Questo è un sillogismo classico che dimostra, bravissimo, è perfetto, promosso. Dimostra questo, che io mi devo avvicinare ad un mondo che non vedrei mai in vita mia, e quindi la battuta di Fiorello non è sbagliata, nel senso che la canna oggi illegale avvicina ad un mondo che io non conoscerei, che è quello comunque dell'illegalità. Ma scusa, ma se tuo figlio ce va a coso, a genio del liberalismo, se tuo figlio, vuole prendere una cosa, ecco, anche parenti, allo stato attuale va dal nigeriano che gli dà della robaccia, no? Bene. Forse non sarebbe meglio creare una situazione nella quale non vada dal nigeriano che gli dà la robaccia, giusto? Oggi direttore, cosa faresti tu, Capezzone, se dovessi farti una canna? No, allora, se fossi tuo figlio mi farei una pera più che una canna, diciamo, no, per la disperazione, capito? Per la sempre il crollo dei liberali con Capezzone problema non è quello. Chi se ne frega di questa roba qua? Stai dicendo una cosa che è una stupidaggine colossale, una stronzata. Il punto è impossibile impedire al nigeriano, come dici tu, sennò i nigeriani se la pigliano, i congolesi, i marocchini, i tunisini, di spacciare. Dunque, la valutazione se una droga è buona o no la può fare solo il consumatore, se fa bene o se fa male. Purtroppo è così. Lo dice la chimica, Cruciani, la chimica che poi si prova sulla pelle. Io sono laureato in chimica. Benissimo, allora, quando vai a comprarti una canna, il fumo, pesalo, vai a vedere quello che c'è dentro prima di farti la canna. Non succede nella stragrande maggioranza dei casi. Vanno tutti in discoteca. Però, con scusami, la cosa del piccolo chimico, cioè, a esaminare. Se oggi, se domani mattina gli uffici, io li amo, i poliziotti, i carabinieri, la guardia di finanza, gli uffici antidroga della finanza, dei carabinieri e della polizia scomparissero, che cosa cambierebbe? Più consumo, no? Perché c'è una marea di consumo anche adesso. Però non hai risposto alla mia domanda. Qual è la domanda? Cioè, l'illegalità, se io domani mattina voglio fare quello che Fiorello dice essere sbagliato, e lo è tautologicamente, è un dato di fatto, è una cazzata. Drogarsi fa male. Per un sacco di gente fa bene, sta bene facendosi le canne. Beh, che cazzo dici? Ecco, qui l'aspetto. Don Mazzi, ma chi sei? Il tuo principale difetto, Cruciani, che stimando, è che tu dici delle cose che sono libertario. Dunque, se le persone stanno bene e si fanno due canne al giorno, significa che stanno bene, punto e basta. Ma chi l'ha detto? Ma qualcuno le subisce queste due canne, altri no. Ma che cazzo dici? Professore liberale, ma se noi alla radio, non professore, la faranno professore. Ma se noi diciamo qui alla radio che l'omicidio è una cosa brutta, fermiamo gli omicidi. Dai, su. Ma come ragioni? Fermi tutti.